Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto una nota così umana. Fa piacere cogliere questo desiderio di ringraziamento, questa soddisfazione da parte sia del nostro direttore generale che del Ministero, dottoressa Giarratano. Io credo che insomma, io parlerò ovviamente più stressando gli sforzi che ha fatto il Dipartimento Difesa della Natura, ma in un'ottica ovviamente che riguarderà sia tutta l'ISPRA che la collaborazione con tutti quanti hanno fatto parte di questa bella avventura. E la redazione del terzo report, infatti, ha rappresentato una delle attività sinergiche dell'ultimo triennio nel quadro degli impegni istituzionali internazionali del Dipartimento Difesa della Natura. Il lavoro avviato nella primavera del 2011 e completato alla fine del 2013 ha visto il coinvolgimento all'interno dell'Istituto di diverse strutture, sia quelle che si occupano di biodiversità, ma anche altre strutture più tecniche, come appunto citato il direttore prima, Sinanet. Un'esperienza che ha, attraverso la condivisione di metodologie e saperi, ha dimostrato come diverse strutture che in ISPA si occupano di biodiversità e non solo possano collaborare in modo efficace. E aggiungerei anche per il mio ruolo, come la dottoressa Giarratano, un po' di ruoli diversi, anche quello della strategia marina, che poi ci parlerà anche il dottor Tunesi dopo, ci accennerà. È un discorso di bel esempio virtuoso di collaborazione sia all'interno di ISPRA che poi, questo è importante in un momento come il nostro in cui non abbiamo ancora una ristrutturazione, però questo è effettivamente, come dicevamo anche con Piero Genovesi nei vostri colloqui nel corso del tempo, è veramente lavorare a stretto contatto di gomito tutti i giorni e affrontare le problematiche, risolverle e arrivare a dei successi, e questo poi che unisce personale, strutture, al di là di ogni regolamento e al di là di ogni statuto. Per quanto riguarda il personale del Dipartimento, che ha svolto una funzione di riferimento nazionale per le tematiche del rapporto riguardano flora e habitat, è stato sia nei confronti delle amministrazioni regionali, sia nei confronti delle società scientifiche e gli altri soggetti coinvolti nelle attività. Nella prima fase del lavoro è stato curato l'aspetto riguardante l'interscambio di informazioni da e per il sistema europeo, facendo fronte alla gestione dei complessi ed articolati sistemi per la rendicontazione e la trasmissione dei dati alla Commissione europea, predisponendo poi linee guida per le regioni e le province autonome sulla modalità di rendicontazione di specie ed habitat. Nella seconda fase, cioè nell'ultimo anno, i ritmi di lavoro si sono ulteriormente intensificati, la gestione della grande mole di dati collazionati, come accennava la dottoressa Giarratano, ha portato alla realizzazione delle schede di valutazione consegnate alla Comunità Europea lo scorso mese di dicembre. In particolare il lavoro del personale del Dipartimento riguardo alla valutazione dello stato di conservazione, mi ripeto anch'io, di 113 specie vegetali e la gestione delle schede di valutazione dei 132 habitat di interesse comunitario presenti in Italia. Per la parte del report riguardante gli habitat, i dati del sistema informativo Carta della Natura si sono rivelati fondamentali. Essi rappresentano una base conoscitiva locale con un denominatore comune nazionale. E proprio grazie a Carta della Natura gli enti locali possono inserirsi senza aggravi economici nelle attività di reporting nazionale. Attualmente sul portale dell'ISPRA sono disponibili i dati per 12 regioni e per altre 4 i lavori sono in chiusura. Carta della Natura rappresenta uno strumento delle grandi potenzialità e farà parte del primo pacchetto di dati che verranno integrati all'interno del Network Nazionale di Biodiversità, di cui poi ci parlerà più diffusamente l'ingegner Marichiolo nella giornata di domani, che si connota come uno dei principali nodi per la gestione e la divulgazione dei dati sulla biodiversità del Paese. Visto un altro ruolo che ho ricoperto in ISPRA negli anni, come il presidente del Comitato di Pari Opportunità, avevo piacere di fare una riflessione di genere relativamente a questo lavoro, e cioè una breve considerazione a proposito della presenza femminile all'interno di questo gruppo di lavoro che si è occupato della redazione del report, anche in considerazione dei miei appunto trascorsi di presidente. Il rapporto è stato realizzato con il contributo di 96 fornitori di dati, di cui 28 sono donne, 73 autori dei testi, di cui 25 donne, circa un terzo tra autori e contributori donne.
Se guardiamo il sottinsieme degli editors, il contingente femminile sale a 5 su 8, cioè più della metà. Questa attenzione nell'analizzare la presenza del genere femminile in lavori di rilevanza scientifica parte dalla considerazione che le politiche di genere, per essere realmente efficaci, necessitano di una cultura predisposta a recepirle. Sarebbe dunque auspicabile che in occasione di eventi, ma anche di altre manifestazioni del genere, quali quello di oggi, venisse opportunamente valorizzato dalla comunità scientifica il contributo delle donne. Per il futuro, invece, fatta questa brevissima parentesi, credo che sia doveroso sottolineare che questo insieme di competenze che abbiamo dimostrato, e lo dimostriamo nella presentazione del lavoro di oggi, di professionalità, possa fungere da raccordo tra la comunità scientifica e il territorio, le regioni e i cittadini. E come diceva il nostro direttore prima, cioè nell'ottica del moderno approccio citizen science, modello attraverso il quale l'Europa sta sollecitando lo sviluppo di progetti e attività con una partecipazione attiva del cittadino, modello che ISPRE si propone di sviluppare inserendolo quale riferimento principale anche all'interno del network nazionale della biodiversità. Grazie.